Wow, te ne stai andando a zonzo nel cosmo, su un'astronave grande quanto un'intera città. A bordo c'è un sacco di agitazione. C'è forse un'astronave aliena nemica in vista? No, anzi, si festeggia un lieto evento. È il 22 gennaio 2700 e tu sei il primo essere umano nato fuori dai confini del nostro pianeta. Buon compleanno! A bordo c'è un team di specialisti e un'infinità di aggeggi futuristici a tenere tutto sotto controllo. I finestrini della tua gigantesca nave spaziale si affacciano sull'incredibile vastità del cosmo. La Terra non è più in vista. L'astronave sta viaggiando spedita verso una nuova destinazione, a milioni di chilometri di distanza. L'arrivo è previsto nel giro di qualche decennio. Avanti veloce di circa 25 anni, eccoti ormai adulto in quell'astronave che per te è stata il tuo intero mondo. Conosci tutto l'immenso veicolo come le tue tasche. Ogni mattina ti svegli nella tua cabina, compatta ma con tutti i comfort e tutte le necessità. E dai vetri rinforzati ti godi ogni giorno una magnifica vista su stelle e pianeti lontani, senza mai doverti preoccupare della radiazione cosmica. L'astronave è infatti protetta da un costante scudo magnetico che respinge la radiazione cosmica lontano dagli occupanti, altrimenti sarebbero tutti in grossi guai. A bordo è stata anche creata una gravità artificiale. Gli astronauti perdono l'1 o il 2% del loro volume osseo per ogni mese passato in orbita a gravità quasi pari allo zero, ma lì da te, in un futuro dove i viaggi nello spazio profondo sono ormai possibili, il problema è stato risolto. Uscendo dalla tua cabina, incroci diversi altri membri del personale di bordo che cominciano la loro giornata di lavoro. Tutti fluttuano sui loro piccoli veicoli da trasporto e ognuno ha un'uniforme diversa a seconda delle mansioni assegnate. La tua è blu e quindi salti a bordo e ti unisci ai tuoi colleghi. Ben presto arrivi al tuo posto di lavoro, nei meandri della gigantesca astronave. Il tuo è un lavoro importante, sei un ingegnere di bordo, ed è tuo compito mantenere in funzione l'astronave. Oh oh, qualcosa non va. Sugli schermi scorrono cifre, la temuta luce rossa comincia a lampeggiare. Dai subito l'allarme, ma nessuno dei tuoi colleghi sa cosa stia succedendo. Cominci a controllare i registri, a rivedere complicate equazioni, ma i conti non tornano. A bordo intanto comincia a diffondere il panico. Ti si stanno drizzando i peli sulle braccia, mentre premi tasti e giri manopole in modo frenetico. L'allarme risuona sempre più forte e la luce rossa lampeggia senza sosta. Alcuni tuoi colleghi se la danno a gambe e resti lì tutto solo. Alla fine arriva il tuo supervisore a darti una mano. Alla buon'ora. Insieme finalmente risolvete il guasto. Wow, c'è mancato poco. A quanto pare hai ancora molto da imparare. Eppure sin da giovanissimo sei stato destinato al ruolo da ingegnere. Eri un drago in fisica, chimica, matematica. La scienza è sempre stata la tua passione. Chissà, forse un giorno finirai persino per diventare il comandante dell'intera astronave. Finito il lavoro, i tuoi amici ti chiamano per andare a divertirvi un po'. E quando dico ti chiamano, voglio dire che ricevi una comunicazione sul tuo proiettore olografico, qualcosa che nel tuo mondo fa ormai parte della vita quotidiana. Puoi usarlo anche per ascoltare musica. La musica pop di inizio 2000 è considerata musica classica. I film proiettano in 3D la tua immaginazione. Ti fai strada dalle viscere dell'astronave fino alla piazza principale, lì dove ci si incontra per trascorrere il tempo libero. Ci sono un sacco di bar e ristoranti, c'è il barbiere e anche una buonissima gelateria, e ogni angolo ti è familiare. La tua astronave è in pratica una vera e propria città, perfettamente autosufficiente. C'è una mini biosfera piena di piante e animali di ogni ecosistema terrestre, foreste e deserti, boschi e giungle in miniatura, c'è di tutto. I biologi di bordo si occupano della salute dell'intera biosfera per far sentire tutti quanti a casa, tranne te che la Terra non l'hai mai vista. Quel giorno hai deciso di fare due passi nella savana, circondato da gnu e gazzelle che corrono e pascolano, mentre un piccolo branco di leoni li tiene d'occhio. Da lì passi nella giungla e subito l'umidità si fa soffocante e la vegetazione densa. Un gruppo di gorilla è lì che gioca e sulle foglie ci sono tante piccole raganelle, ma tra gli alberi vedi anche un silenzioso giaguaro che va ad abbeverarsi. Poco dopo sei in un arido deserto e a farti compagnia ci sono dromedari, serpenti a sonagli che si crogiolano al caldo e qualche piccolo scorpione nella sabbia. Nei tuoi 25 anni di vita hai imparato molto sulla biologia, sai tutto
su com'era fatta la Terra, anche se non ci sei mai stato. Finito il giro degli habitat naturali, arriva un messaggio dagli altoparlanti. È il comandante. Siamo quasi arrivati a destinazione, molto in anticipo rispetto al programma. Prepararsi all'atterraggio. Tutti quanti si precipitano verso le loro cabine, ad eccezione dei pochi che devono rimanere a governare la nave. Ti sdrai sulla tua Brand, assicurandoti con una indistruttibile cintura di sicurezza. Fuori dalla finestra vedi in lontananza un puntino blu che si fa sempre più grande e che sembra somigliare tantissimo alla Terra. Il viaggio è stato piuttosto breve, appena 25 anni. Non puoi fare a meno di chiederti che cosa ti aspetti dopo. Intanto ripercorri i ricordi della tua vita, nell'unico mondo che hai conosciuto, l'astronave. È un po' come vivere al Polo Sud. Laggiù, infatti, vive una piccola comunità di scienziati che nella breve primavera polare conducono ogni sorta di ricerche, dal clima alla geologia, dalla meteorologia all'astronomia. La loro vita non è tanto diversa da quella degli astronauti. Chiusi nelle loro stazioni di ricerca, hanno a disposizione laboratori, piccole abitazioni e zone ricreative per sport e musica. La natura sul pianeta su cui stai per sbarcare è molto diversa da quella terrestre. Ci sono giungle con alberi alti come grattacieli e oceani selvaggi su cui infuriano tempeste che possono durare per anni interi. Ormai ci siamo, comincia lo sbarco. Per te significa mettersi subito al lavoro. Esci dalla sicurezza dell'astronave per la prima volta e dai un'occhiata alla tua nuova casa. Mettere i piedi per terra ti sembra un'esperienza, aliena. L'aria lì fuori è umida e calda. L'astronave si è posata in una zona tropicale, che secondo tutti gli studi è la più adatta per la colonizzazione. Non sarà facile. Ogni nuovo insediamento umano nasce in prossimità di corsi d'acqua. Fu così in Mesopotamia, nell'antico Egitto e tra gli Aztechi. Ogni singola civiltà. Si comincia da piccoli insediamenti e col tempo si sviluppano nuove società e intere civilizzazioni. Commerciando ed esplorando si migliora la tecnologia, si imparano nuove lingue e si entra in contatto con nuove culture. E perché no? Nuove cucine. Secondo gli scienziati, se in futuro gli umani colonizzassero lo spazio, persino il nostro aspetto fisico potrebbe cambiare. Chissà, magari avremo tutti teste decisamente più grandi? Non c'è modo di saperlo per ora. Probabilmente avremo la pelle più scura, perché avremo bisogno di melatonina, il pigmento che protegge la pelle dalle radiazioni solari. Viaggiando nello spazio o colonizzando pianeti vicini a stelle giganti, il nostro organismo produrrà molta più melatonina. Avremo la pelle scura, però magari di colore viola, grigio o persino verde. Per scoprirlo basterà attendere appena un paio di milioni di anni. E poi, con gravità minore o assente, le nostre ossa diventeranno meno dense, un po' come quelle degli uccelli. Significa che saremo meno forti della nostra versione terrestre e avremo tutta una serie di nuovi problemi fisici. La gravità è essenziale per tenerci in piedi e per farci muovere con sicurezza. A gravità bassa o zero ci serviranno speciali esoscheletri anche solo per fare due passi fuori casa o buttar fuori la spazzatura. Naturalmente, tutto questo potrà avvenire solo in un lontanissimo futuro, così lontano da non poterlo ancora nemmeno immaginare. Ma una cosa è sicura: per abbandonare l'atmosfera terrestre basta volare per circa 100 km sopra il livello del mare. Da lì in poi il futuro ci aspetta. Facciamo finta che l'umanità si trovi di fronte a un'enorme minaccia proveniente dallo spazio. Immaginiamo che una piovra gigante, divoratrice di pianeti, arrivi nel nostro sistema solare per mangiare Venere, Marte, Terra, Giove e altri pianeti, tranne Saturno. Pertanto, la gente decide di trasferirsi sul grande pianeta con anelli giganti. Fortunatamente dispongono già di tecnologie all'avanguardia che consentono loro di compiere tali viaggi. Così saliamo rapidamente su navi giganti, decolliamo e voliamo verso Saturno. La vita sul pianeta è impossibile perché non ha un terreno solido. L'astronave non sarà in grado di atterrare. Si tratta di una gigantesca palla di gas che è 9 volte più larga della Terra. Per confrontare le loro dimensioni, basta guardare una moneta da 5 centesimi e una palla da baseball. L'atmosfera del pianeta è composta principalmente da idrogeno ed elio, quindi se la navicella inizia ad atterrare non raggiungerà mai il suolo solido, e più scende, più aumenta la pressione. Alla fine l'astronave verrà schiacciata.
Pertanto abbiamo solo una scelta, gli anelli di Saturno, costituiti da particelle giganti, medie e minuscole di ghiaccio e roccia, che volano intorno al gigante gassoso a velocità enorme. Si sono formati grazie al passaggio di comete e la gravità di Saturno li ha spinti fuori rotta e schiacciati con la sua pressione. I frammenti di queste comete cominciarono ad accumularsi intorno a Saturno formando gli anelli. Alcune di queste particelle volano più velocemente, altre più lentamente. Il più vicino al pianeta è l'anello D, seguito dagli anelli C e B. Poi c'è un grande spazio chiamato divisione Cassini. Seguono gli anelli A, F, G ed E. Questa classificazione è molto comoda per creare una mappa degli anelli. Per questo motivo le persone si avvicinano agli anelli ma non osano atterrare su di essi. Per prima cosa vengono inviate delle capsule di prova con dei robot per esplorare l'area. I robot scelgono una posizione adatta sull'anello E. In effetti la distanza tra le rocce è abbastanza grande e l'astronave può facilmente volare lì. Ci sono particelle minuscole, rocce enormi grandi come una casa e comete grandi come un'intera montagna. Il primo robot vola ad alta velocità verso una grande roccia. In quel momento, una pietra grande come una palla da baseball trafigge il corpo del robot. Un altro robot viene schiacciato tra due massi che si scontrano. Il terzo viene catturato dalla pioggia di ghiaccioli appuntiti e si rompe. Le persone hanno grandi laboratori di ingegneria sulle loro navi, così costruiscono nuove capsule e nuovi robot, che questa volta sono fatti di materiali più resistenti. Quindi raggiungono di nuovo una grande roccia. Alcune particelle si schiantano contro di loro, ma non sfondano l'armatura. Le macchine allestiscono una piccola stazione su una roccia volante, dove le persone possono vivere. Ma dopo un paio d'ore, un grosso pezzo di asteroide distrugge la stazione. Sembra che ci sia bisogno di un'altra strategia. Navi giganti scansionano l'intera area dell'anello E e calcolano le traiettorie di miliardi di pietre. Dopo lunghi calcoli, finalmente trovano i luoghi perfetti in mezzo a questo caos, che rimarranno intatti per molto tempo. Atterrano su queste grandi rocce nelle loro capsule e iniziano a stabilirsi. Costruiscono stazioni e piccole case e vi installano potenti batterie. Saturno si trova a una distanza di 9,5 unità astronomiche dal Sole. Un'unità è la distanza tra il Sole e la Terra. Saturno è quindi un luogo piuttosto freddo. Ecco perché c'è così tanto ghiaccio. Ma come ottenere l'energia per riscaldarlo? Sulle grandi navi ce n'è troppo poca. Inoltre i pannelli solari sono inefficaci a causa della grande distanza dal Sole. Pertanto gli scienziati hanno creato un modo per generare energia cinetica da pietre volanti. È come un mulino a vento. Quando il vento aziona le ventole, questi movimenti vengono convertiti in energia. Gli ingegneri costruiscono quindi dei pannelli che raccolgono l'energia dalle pietre in movimento. Ma questo non rallenta la velocità delle pietre, perché la gravità di Saturno continua a farle muovere. In questo modo, l'uomo riceve una fonte di energia quasi illimitata. Alcune stazioni spaziali hanno piante e alberi che producono ossigeno attraverso la fotosintesi, solo che invece della luce solare ricevono energia dai raggi ultravioletti. Poi le persone riempiono grandi serbatoi di ossigeno e li portano nelle loro case, iniziando a occupare gli anelli adiacenti. Non c'è bisogno di usare molto carburante per andare da un posto all'altro. Si può atterrare su una roccia, calcolare il suo percorso e aspettare che ci porti al punto desiderato. Poi si può passare a un altro e così via fino a raggiungere la destinazione. Sempre più persone lasciano le loro navi e si trasferiscono sugli anelli. Sembra che la vita stia migliorando, ma poi iniziano i problemi psicologici. Il movimento costante nel vuoto dello spazio fa impazzire tutti. Immaginate di vivere su una giostra che non si ferma mai. Non si può andare al negozio quando si vuole perché vola sempre via. Nessuno può uscire a fare una passeggiata, nemmeno con una tuta spaziale, perché c'è il rischio di imbattersi in una roccia che vola ad alta velocità. Non si può pianificare nulla perché in qualsiasi momento i piani possono essere rovinati da un gigantesco pezzo di ghiaccio. Anche i computer non aiutano. Non possono calcolare le traiettorie di tutti i corpi spaziali. Le rocce tendono a rompersi e a dividersi in centinaia di altre più piccole. Inoltre nuove comete passano e diventano parte degli anelli. Tutto questo crea incertezza e provoca un senso di ansia nelle persone.
Inoltre, gli anelli sono bui, freddi e molto solitari. Pensate di costruire una base su un oggetto spaziale, ma il vostro migliore amico atterra su un altro a pochi chilometri di distanza. Poi un ghiacciolo gigante si schianta sulla sua roccia e aumenta la sua velocità, e qualche giorno dopo il vostro amico è troppo lontano. E questo accade continuamente. L'unico modo per cambiare la propria vita è stabilirsi su una delle lune di Saturno. Il pianeta ne ha 83. Di 63 sono già stati confermati i nomi e l'esistenza di altre 20 non è ancora stata confermata. Sono tutti mondi diversi. Alcuni di essi potrebbero essere abitabili. Il miglior candidato tra questi è Titano. Potrebbe esserci acqua e la sua pressione atmosferica è solo una volta e mezza superiore a quella della Terra. La sua atmosfera è composta da azoto e un po' di metano, che forma smog carbonioso negli strati superiori di Titano. Per questo motivo non possiamo studiare questa luna dalla Terra, ma la cosa più bella è che Titano si trova al di fuori degli anelli di Saturno. Ciò significa che la gente può condurre una vita tranquilla. C'è anche il satellite Febe, coperto di crateri come la nostra luna. Questo gigantesco corpo celeste assomiglia più a un gigantesco meteorite. Le persone hanno alternative su dove iniziare una nuova vita. Nei 200 anni trascorsi su navi vicino a Saturno, l'umanità avrebbe imparato tutto sui suoi satelliti. Ma perché hanno cercato di vivere sugli anelli? Perché non sono atterrati su una delle lune fin dall'inizio? Perché allora questo video sarebbe stato meno divertente e molto più breve? E se fossimo nati all'interno degli anelli di Saturno? Supponiamo che un enorme meteorite con acqua ghiacciata sia stato catturato dalla gravità del pianeta. All'interno del ghiaccio c'erano le forme di vita più semplici. Poi questa vita ha iniziato ad acquisire forme più sviluppate. Immaginiamo che la grande roccia sia riuscita a rimanere intatta per centinaia di milioni di anni. In questo lasso di tempo sono comparsi gli esseri umani, ma naturalmente lì sarebbero molto diversi. In primo luogo, non sperimenterebbero le forze gravitazionali. Questo li renderebbe più alti ma più deboli. La pelle delle persone sarebbe pallida a causa della mancanza di luce, ma molto resistente grazie alle temperature fredde. Le particelle di ghiaccio e i granelli di sabbia che volano nello spazio renderebbero la pelle più ruvida. Con questa armatura biologica senza gravità, salterebbero da una roccia all'altra in cerca di cibo e acqua, e questo sarebbe il problema principale. Come sopravvivrebbero le persone senza ossigeno nel vuoto dello spazio? Dove troverebbero il cibo? Gli anelli di Saturno sono un luogo piuttosto privo di vita e pericoloso. Se lì non ci sono nemmeno le forme di vita più semplici, come potrebbe comparire una forma di vita complessa come quella umana? Quindi, anche in teoria, la comparsa di persone sarebbe impossibile in quel luogo.